That's incredible. Ragazzi. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, ma qui. Eccolo qui, ragazzi. Eccoci qui, ragazzi. Vediamo se si apre sto cazzo di cancello. Ruggero chiama, Moschito risponde. Tempo veramente da lupi, 5 gradi, adesso diciamo che si è un po' calmata la situazione, però insomma sempre che ci troviamo di fronte a un tempo che farebbe demordere tutti, tutti ma non Ruggero, che mi manda un messaggio e mi dice: Spinner, che fai? Io sono qui. E allora il richiamo dalla foresta, ci armiamo di tutto punto, ci bardiamo di tutto punto e andiamo a raggiungere l'amico Ruggero. Il mare ve lo faccio vedere dopo, in una tempesta totale, quindi pescheremo all'interno del porto di San Benedetto, perché immagino sia più calmo. Per me questi sono tutti nuovi spot che sto conoscendo con l'amico Ruggero, che mi sta facendo capire tanti piccoli segreti, tanti piccoli accorgimenti per pescare in ogni situazione, cioè ogni situazione ha il suo spot. E come dicevo, non esiste un brutto tempo, ma esiste solo un cattivo equipaggiamento, quindi noi andiamo alla ricerca della nostra regina perduta. Ragazzi, iscrivetevi al canale, perché come vi ho detto più di una volta, questo per me è un incentivo a continuare a postare video. Spero che vi piacciano, gli iscritti sono cresciuti parecchio, però adesso c'è un momento di stanca. Io spero che voi vi iscriviate, perché ci sono tante sorprese che al momento non, ovviamente non posso spoilerare, ma comunque seguitemi che ne vedremo delle belle. Va bene, adesso vi lascio, ci vediamo quando arrivo. Mentre stavo andando a San Benedetto mi arriva una chiamata, un messaggio di Ruggero che mi dice: guarda, le condizioni sono troppo estreme, non è il caso, può essere pure pericoloso, pure all'interno del mare è troppo mosso, e quindi decidiamo di lasciar perdere e di aggiornarci a una battuta futura. Ma in realtà poi durante la sera il mare va a calmarsi e quindi decido di... Allora, oggi ho fatto più giri di una boccia e mo tornando ho detto: fammi andare a vedere un attimo il mare, e vedo che comunque mi sembra che si sia calmato, quindi provo un attimo a scendere a verificare le condizioni. Allora, vediamo un po'. Mi sembra che il mare si sia decisamente calmato. Certo, sempre che è mosso, ma rispetto alle onde che ho fotografato sto pomeriggio fa ridere. Oh,
Vediamo un attimo. Certo, fa bello freddo, però sono passato con la macchina, ho detto fammi vedere la situazione. Due lanci, secondo me se li merita. Ora devo vedere in pizzo com'è la situazione. C'è stato un po' di... c'è stato del bel movimento, c'è stato del bel movimento, forse a Martinsicuro di più. Qua sti sassi, non so se è stata la mareggiata a spostarli, mi sembra eccessivo, però il mare può fare questo ed altro. Qua inizio scaduta comunque, ragazzi, ci piove. Un mare incazzuso. Faccio due lanci perché qua le onde sono a volte ancora un po' tostarelle. Ho messo questo, un jerk testa rossa, vediamo, dai. Guardate che popò di onde, forse siamo ancora un po' troppo sostenuti. Non è ancora la scaduta che aspettiamo. C'ho la luce accesa perché faccio come i bambini che tengono la luce accesa con sto cazzo di mare. Cambiare a mettere un cerc scuro. Comunque li lavoro abbastanza bene, fa un freddo, Dio buono. Mi sono preso pure una bella ondata, però pare che sti pantaloni della Decathlon comunque qualcosina di buono la facciano. Anzi, sai che lo metto la gomma. La gomma viola. Dopo provo col jerk. Twisterone viola. Poi quando non sarò più tanto in grado di parlare, capirò che è il momento di andarmene. Ho percepita, dice 0 gradi, eccolo qui, guardate che carino, bli bli bli. Mani, anzi dita, praticamente non le sento più, tira sto vento da ponente, cioè
ovest, bello freddo, però in realtà è un nord ovest, quindi un mezzo maestrale, se non erro. Però niente, la gommina questa qui da signora non ha tratto la spigola. Cambiamo, voglio provare questo qui, questo colore mi è sempre piaciuto, non so, tipo arcobaleno, alla andrà tutto bene, ecco. Vediamo. Vediamo se va. Oh, l'anellino. Lanci con questo, due lanci per modo di dire, e poi ce ne andiamo, che praticamente ho perso l'uso delle dita. Un attimo, si è rincazzato il mare, guardate qua, eppure non mi sono bagnato, cioè quando mi sono bagnato si sta riagitando. Mi sa che è ora. Che è ora che ce ne andiamo. Perché bisogna pescare tutte le condizioni, ma sempre in sicurezza, ragazzi. Quindi siccome qua arrivano onde un po' sostenute, chiudiamo baracca e burattini e ce ne andiamo a casa. Buona serata, iscrivetevi al canale per sempre nuove avventure. Ciao ragazzi. Non so se ho misto tra acqua e neve, vi assicuro che si sente un freddo. Ho messo il guadino, Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi, è un sole che non basta gli occhi. Ragazzi, io mi ce n'ho una casa.
Vabbè,